Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video, un nuovo vlog. Sono tornata dalle vacanze, siamo stati via qualche giorno, 4 giorni esattamente. Siamo andati a Riccione e abbiamo portato con noi anche le cagnoline. Se mi seguite su Instagram avrete sicuramente visto qualcosa, anche se comunque non ho pubblicato granché perché ho proprio staccato e ho voluto insomma rilassarmi. Adesso sono rientrata a casa. Nuova settimana, abbiamo un po' di pulizie da fare qui a casa, tra le varie valigie da sistemare. Poi stamattina ho sistemato anche i lessini permanenti sulle unghie, quindi ho ancora da mettere via tutti i prodotti che ho utilizzato. Ho un po' di pacchi che sono arrivati qui, che occupano tutto l'open space praticamente, che devo aprire e mettere da parte, come ad esempio il nuovo materasso. Però prima di aprirlo vorrei aspettare il letto nuovo, perché come avevo accennato abbiamo ordinato il letto nuovo che sta tardando ad arrivare. Insomma, le tempistiche sono di attesa sono un po' lunghe a quanto pare, quindi vediamo, perché vorrei metterlo con l'arrivo anche del letto nuovo, però lo voglio togliere da qui perché effettivamente è abbastanza ingombrante. Io non dico che ostacolo all'ingresso, però comunque proprio qua davanti alla porta di casa vorrei spostarlo. È qui da una settimana, vi dico soltanto questo. Poi vabbè, siamo stati via, quindi l'abbiamo lasciato qui, però oggi lo vorrei spostare. Poi, altra cosa, devo dare una pulita alla piscina perché ieri c'è stato un brutto temporale, o meglio, in realtà c'è stato tantissimo vento che ha alzato lo sporco, le foglie, poi di pioggia non è scesa granché, anche se ci sarebbe bisogno di una bella bella piovuta, perché c'è tanta umidità, fa tanto caldo e quindi ci sarebbe proprio bisogno, però solo spaventato un po' con questo vento terribile, poi non ha fatto granché, ma ha sporcato la piscina, quindi adesso scendo così faccio andare la pompa, raccolgo un po' le varie foglie che sono entrate in acqua. Ho fatto già il letto, ho pulito la camera come avete visto, mi sono già truccata, sono già a posto questa mattina, ho fatto già diverse cose e dopo voglio pulire un po' anche qui l'open space perché pavimento che è un po' sporchino, devo ammettere, però tra le valigie, tra le varie pulizie, insomma, del rientro post vacanze, più il temporale di ieri che ha sporcato un po', insomma, c'è un po' di sporco in giro. E dopo, piccolo spoiler, ieri abbiamo iniziato anche con la cameretta. Ebbene sì, come vi avevo accennato nell'ultimo video, è arrivato l'ordine che ho fatto da IKEA per l'armadio. Abbiamo preso degli articoli, dei pezzi per completare l'armadio. Sono arrivati e ieri abbiamo iniziato a sistemare, però vi farò vedere tutto ciò che è dedicato alla cameretta in un altro video. Oggi continuiamo, perché comunque ieri non siamo riusciti a finire tutto, e poi quando l'armadio sarà completato ovviamente ve lo farò vedere. Poi mi è arrivata anche un'altra cosa qui, sempre dedicata al baby. Dopo magari se riesco vi mostro di che cosa si tratta, anche perché è qualche giorno che è qui e io non vedo l'ora di aprirlo, ma è ancora tutto chiuso, quindi vi lascio soltanto immaginare. Sono proprio curiosa, però volevo aprirmi tutto con calma e alla fine è ancora tutto confezionato. Comunque, come prima cosa direi di riordinare un po' il tavolo, che ci sono un po' di cose in giro, qui ci sono le piccole, poi magari ve le faccio salutare meglio. Sono state molto brave in vacanza, devo dire, è vero, specialmente Gioia Mocha con gli altri cagnolini un po' più teppista. Vero? Si fa riconoscere un pochettino di più, però sono state bravissime, le abbiamo sempre portate in spiaggia con noi e in questi 2 giorni che siamo rientrate a casa si stanno ricaricando le energie, vero? Vero che dormite parecchio? Vero, piccoline? Però sono stata contenta di averle portate perché hanno fatto qualcosa di diverso e anche per noi è stato bello averle con noi in vacanza. Adesso sistemo qui.
Adesso che ho riordinato il tavolo, la cucina, ho riportato anche i cuscini decorativi sul divanetto esterno perché ieri li avevo rientrati tutti visto il temporale che sembrava arrivare, ma poi non è arrivato. E sono pronta per passare al pavimento e ne approfitto per farvi vedere un po' più nel dettaglio il robot che utilizzo per casa. Molto spesso mi chiedete, specialmente su Instagram, quale robot utilizzo per pulire casa. Io ormai sono diversi anni che ho integrato con l'aiuto di un robottino, ne ho provati diversi. Alla fine ho trovato il mio robot preferito, che è il D-Bot T9 Plus di Ecovas. Adesso ve lo faccio vedere comunque e lo tengo qui nello stanzino così non si vede, però quando c'è necessità io lo faccio partire e lui mi pulisce tutto l'open space. Devo mettere che è la zona di casa che ha bisogno di essere pulita più frequentemente e lo faccio aiutandomi anche con lui, così dà una mano in più visto che comunque la mia casa, come sapete, è molto grande. Come vi ho anticipato, io lo tengo in questo stanzino dove oltre alla raccolta differenziata e anche alla scorta dell'acqua tengo lui ed eccolo qua, D-Bot T9 Plus, il modello di Ecovas appunto, che ha un sacco di funzioni. Ad esempio, come vedete nella stazione di ricarica, quindi quando è finito di pulire torna qui in autonomia a ricaricarsi, c'è anche questo che è il serbatoio. Infatti, lui si svuota in autonomia. Quando ha finito la pulizia, torna alla sua stazione di ricarica e ha lo svuotamento automatico. Quindi il serbatoio interno si svuota ogni volta che ha finito di pulire la casa, così da non doverlo fare manualmente. E questo devo ammettere che è un grandissimo aiuto. Poi c'è anche questo serbatoio per l'acqua con il panno, perché oltre ad aspirare, si può utilizzare se solo la funzione di aspirazione, altrimenti si aggancia questo e nello stesso momento lui aspira e lava con una sola passata. Attraverso l'applicazione si può impostare anche il rilascio dell'acqua, quindi se bagnare di più il pavimento oppure se fare una passata leggera. Stessa cosa per l'aspirazione: in base a quanto è sporco il pavimento, potete impostare dall'applicazione la potenza di aspirazione. Quindi davvero, davvero molto comodo. Ora ve lo mostro all'opera, lo facciamo partire. Intanto che lui continua la pulizia, ho inserito anche il serbatoio dell'acqua, così lava il pavimento perché ce n'è bisogno. Ci sono un po' di macchiettine qua e là. E come avete visto, anche le macchie più grandi, come ad esempio macchie di caffè, oppure se vi cade la farina, o un succo di frutta, o la bevanda al cioccolato che ho aperto stamattina, se ne rovescia un pochettino. Lui rimuove tutto davvero in un battibaleno. Un'altra cosa che mi piace molto, rilascia un ottimo profumo quando passa, perché qua, vedete, questo è un deodorante che viene inserito nel dispositivo e mentre lui è in funzione pulisce casa, nello stesso momento rilascia anche una gradevole profumazione e l'ambiente ha un profumo davvero di pulito. Quindi oltre a pulire contemporaneamente, lavare il pavimento, aspirare, oltre ad avere lo svuotamento automatico del serbatoio, ha anche la funzione deodorante, quindi rilascia un buonissimo profumo. Ovviamente si può collegare anche il telefono scaricando l'applicazione e gestire il robot anche se siete fuori casa. Io ad esempio ho programmato la pulizia settimanale, lui va tutti i giorni all'orario che ho deciso, quindi alle 8 di sera circa dopo cena. E anche se non siamo a casa, lui alle 8 prende e pulisce tutta la casa. Per chi ha anche dei tappeti è molto utile,
in quanto non evita i tappeti ma ci passa sopra, quindi aspira anche quelli, davvero ideale perché non salta nessun angolo di casa ma passa davvero ovunque. Infatti ha una tecnologia ottimizzata per il rilevamento 3D e va a mappare perfettamente tutta la casa, evita qualsiasi tipo di ostacolo e se ci sono i tappeti non li evita ma ci passa sopra, quindi pulisce anche quelli. Davvero davvero fantastico, è un robot pazzesco per quanto mi riguarda. Io mi sto trovando benissimo, ormai ce l'ho da circa dall'inizio dell'anno. Il costo non è indifferente, però tra tutti quelli che ho provato è sicuramente il robot con più funzioni e quello che a livello di pulizia alla fine pulisce meglio. Qui in descrizione vi lascio il link diretto se volete vedere e scoprire qualche funzione o caratteristica in più. E niente, lui adesso continua la sua pulizia e io vado a pulire la piscina perché mi tocca. Vediamo un po' com'è la situazione. Non so se riuscite a vedere, ma ci sono un po' di foglie sul fondo della piscina e anche in superficie, vedete? Quindi adesso con il retino vado a rimuovere un po' di foglioline e poi anche per la piscina ho un robot che pulisce il fondo, indispensabile per situazioni come queste, che collego alla pompa. Il robot ovviamente lo infilo all'interno della piscina, così mentre la pompa è in funzione lui in autonomia mi pulisce tutto il fondo. Comunque anche oggi fa caldissimo, vediamo se riesco a vedere quanti gradi ci sono. Non ci arrivo, non ci arrivo, comunque è calda, sarà 32 gradi, che bello. Sono salita, sono rimasta giù alla fine un quarto d'ora circa per pulire un po' del più grosso sulla piscina. Nel frattempo anche in piscina il robot sta andando. Qui è finito, santi robottini, sono un grandissimo aiuto davvero. Adesso preparo il pranzo, penso che mi farò qualcosa di fresco come una caprese, pomodorini e mozzarella, così ho già diciamo il pranzo pronto senza mettermi i fornelli, anche perché fa talmente caldo. Poi oggi c'è una giornata di sole pazzesca e non ho voglia di fare qualcosa di caldo, quindi vado per mozzarella e pomodori e più tardi aspetto i miei, così possiamo completare l'armadio, perché come sapete quando bisogna fare questi lavori c'è sempre mio papà che mi aiuta, santo, perché mi ha montato un sacco di cose qui a casa. Io in questo momento sto evitando di fare troppi sforzi visto la pancina che adesso cresce e tutto, certe cose evito di farle, quindi insomma sono venuti, verranno loro a darci una mano e non vedo l'ora di vedere l'armadio completato. Mancano giusto due o tre cosine adesso e poi inizierò a riempirlo con tutti i vestitini e tutte le sue cosine. Bello bello, super emozionante questa cosa. Niente, mangio e ci vediamo più tardi. Passando invece in cabina armadio, abbiamo tolto l'armadio che c'era qui e come potete vedere sono rimaste le fughe del colore iniziale, che è appunto questo grigio antracite. Guardate che differenza, cioè ogni volta che lo vedo sono troppo contenta di aver fatto questa modifica. Quindi adesso andrò a cambiare il colore anche a queste, perché poi qui andiamo a mettere la scrivania di Ste. Quindi iniziamo. Anche le fughe
della cabina armadio sono state fatte, ora vi mostro il risultato finale. Per oggi però basta, abbiamo fatto anche un bagnetto per rinfrescarci e domani metterò il silicone sotto il battiscopa dove manca, domani o nei prossimi giorni, e poi qui appunto verrà messa la scrivania. Però le fughe non devono essere calpestate per 24 ore, o meglio, non devono essere, il pavimento non deve essere lavato per 24 ore e non deve essere calpestato per 4. Quindi ho detto lasciamo così e poi faremo poi domani lo spostamento della scrivania in questo angolino. Però il di più è stato fatto, ho portato qui anche il materasso, così non me lo trovo più davanti all'ingresso, anche se ci sono altri scatoloni che ancora devo aprire. Nel frattempo l'armadio l'abbiamo completato e nel prossimo video ve lo mostro, così vi faccio vedere bene come ho deciso di organizzarlo, anche se è ancora da riempire con i vestiti e tutte le cose. Anzi, in realtà per un neonato è anche fin troppo grande, magari una parte la utilizzeremo anche per mettere le cose magari nostre, qualcosa per la casa. E niente, stasera pizza perché abbiamo il frigorifero che piange, siamo tornati dalle vacanze, non sono ancora andata a fare la spesa, quindi mangiamo la pizza e poi domani andrò a fare un po' di spesa per riempire il frigorifero che davvero è totalmente vuoto. Intanto comunque vi faccio vedere anche le fughe. Ho fatto il pezzettino che mancava, era davvero poco, infatti in un quarto d'ora ho fatto tutto, ho anche pulito poi la pittura in eccesso, così anche qui è tutto uguale e manca appunto, come vedete, il pezzo di silicone che va a delineare il battiscopa in questa zona che è ancora grigio come era una volta, come era prima. Qui non avevo potuto farlo proprio perché c'era l'armadio. Mamma mia che caldo che fa stasera, sto morendo, infatti adesso non vedo l'ora di farmi una doccia per rinfrescarmi, poi ci mettiamo a letto e sicuramente accendiamo il clima perché c'è un'afa pazzesca. Comunque, alla fine oggi siamo riusciti a fare quasi tutto quello che avevamo in mente di fare. Come vi ho detto, il lato armadio ormai è completato, nelle prossime settimane voglio iniziare ad acquistare anche qualche elemento decorativo per la camera, per la cameretta, perché volevo partire per iniziare poi a comprare queste cosine, quindi adesso che c'è l'armadio posso iniziare a sbizzarrirmi con gli acquisti. Se sentite parlare Ste, che si è collegato adesso e sta giocando alla PlayStation, fa una partitina con i suoi amici e nulla. Io spero che questo video vi sia stato di compagnia, pensavo di chiacchierare poco nella giornata di oggi perché appunto il pomeriggio l'abbiamo dedicato all'armadio e alla cameretta, ma in realtà invece ho già iniziato ad editarlo visto che abbastanza lungo, quindi non mi perdo più in chiacchiere. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Nelle prossime settimane voglio farvi vedere anche i primi vestitini che abbiamo preso per il baby, perché ancora non vi ho mostrato praticamente nulla degli acquisti che ho fatto per lui, quindi ci tenevo a fare un video dedicato anche a quello. Niente, vi mando un grandissimo bacione, un grandissimo abbraccio e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!